Signori, ritorniamo con la classifica dei videogiochi e ce ne sono veramente tantissimi. Andrò quindi particolarmente snello, sicuramente dividerò il video in più parti perché ne conto ben 55 e non li ho messi tutti quelli che ho giocato nell'anno perché sennò arriviamo fino al Natale prossimo. Naturalmente ci possono essere delle citazioni d'onore, per esempio avere la possibilità quest'anno di rigiocare Death Stranding per PC è stata un'ottima faccenda e soprattutto un ottimo affare, una bellissima trasposizione e finalmente un'ottimizzazione seria e decente. Finalmente sono riuscito dopo anni a giocare Metro Exodus, che non ero ancora riuscito, giusto il fatto che ormai si è costretti ad installare un Windows 10 per i requisiti anche su una partizione secondaria e soprattutto la beta di Baldur's Gate 3 che l'ho giocato a lungo, l'ho rigiocato più volte, ma essendo una beta si interrompe alla prima, al primo settore, al primo capitolo. E comunque quello appena esce nella versione integrale lo vediamo, ma già come beta è davvero un giocone spaziale. Quindi, andando come carrellata, 55 e 54 li accorperei. Uno è Bones and Soul e l'altro è Spirit of the North, che sono giochi filler, per così dire, da inserire nei momenti morti o di magra, un gioco senza impegno, senza troppe pretese, con una bella resa grafica. Ogni tanto abbiamo bisogno di questi giochi qua. 53 è Griefhelm. Il cavaliere medievale a scorrimento con ordate di gente al seguito e non vi dico le cristonate per la precisione dei movimenti, dei salti, delle stance, deve essere tutto massimale perché ti cimiscono in uno sputo, quindi passi tutto il tempo a guardare i tuoi avversari, i loro pattern di esecuzione, rispondere utilizzando le giuste configurazioni, per poi morire malissimo per un posizionamento errato. 52, No Straight Roads. Una casa discografica che controlla una città futuristica attraverso la musica. Ogni quartiere è energizzato da suoni di musica elettronica. E poi ci sono questi due rockettari, batterista e chitarrista, si ribellano a questo monopolio e sfidano tutti gli artisti elettronici a colpi di rock. La musica naturalmente è instillata nel gameplay, è un action con punteggi di stile, con un ritmo, gli avversari ti attaccano, sparano a ritmo, noi dobbiamo seguitare questo ritmo per evitare gli attacchi. Purtroppo c'è un clima di ripetitività, quindi distaccandosi dai boss che sono memorabili, tutto il resto è anonimo, soprattutto nelle fasi platform e di esplorazione della città in cui sembra di giocare a qualcosa del 2000. Per questi motivi mi è piaciuto, ma l'aspetto musicale in primis, poi però ho dovuto abbandonarlo. 51 Medieval Dynasty. Ennesimo simulatore medievale con un certo realismo, atmosfera particolarmente rilassante e tutti questi aspetti, no, di manageriali, di sopravvivenza. Giocato naturalmente in accesso anticipato, ma c'erano già allora dei bei contenuti. 50 è Tower of Time, RPG punta clicca con un sistema di combattimento particolare. Quando inizi un combattimento o quando ti approcci ai nemici, si apre uno schermo che sommarizza i nemici e ti consente di indirizzare il party. Sembra quasi un tower defense, i nemici si avvicinano, tu devi affronteggiarli. È una soluzione semplice, ma a me questi crossover a stima mi garbano. 48 è Conglomerate 451. È una collisione fra un dungeon crawler generico e un Darkest Dungeon. Quindi un'ambientazione cyberpunk, un'agenzia che crea cloni di umani con innesti, creiamo la squadra e ci buttiamo in missione. Quindi c'è quella parte gestionale tra ricerca e finanza, poi l'esplorazione, poi il combattimento. In missione è parzialmente un dungeon master. Quindi movimento sugli assi, rotazione di 90 gradi, ma poi il combattimento è a turni. L'utilizzo dell'energia, sempre comunque, ricarica gli scudi, ma deve essere indirizzata anche all'attività di hacking per indebolire il nemico, incasinare le armi, e poi mettici delle mappe procedurali e voilà, infognamento assicurato. 47 bullets per minute. Oh, uno sparatutto, ancora, ma originale. Un rhythm game, un incontro fra un Doom e un Crypt of the Necrodancer,
Bisogna sparare ma a ritmo di musica, cercando di evitare i colpi degli avversari per far crescere il moltiplicatore e puntare al record. Se perdete il ritmo, l'arma non sparerà. E non sparare con una marmaglia di gente appresso è un problema, eh? Significa beccarsi tanto dolore. Quindi, come i giochi di questo tipo, una serie di stanze per arrivare al boss finale, ma prima eliminare, lottare, monetame, insomma, è giù di potenziamenti di energia. Poi la colonna sonora è una bomba, rock a profusione. Ve lo consiglio tantissimo anche solo per pompare nelle casse. 46 Star Renegades, roguelike con combattimenti a turni, reminiscenze dei JRPG 16 bit. I tuoi attacchi risultano come una risoluzione di un puzzle in cui con la giusta combo riesci a spingere indietro l'iniziativa dei nemici o addirittura annullare il loro attacco. Quindi c'è quella parte tattica di combattimento e al di fuori del combattimento la mappa ti muovi, c'è la mappa in cui ti muovi col party. E risulta come una sorta di minigioco in cui prendi i vari percorsi attraverso le brecce e dopo la terza si attiva il campo, praticamente il fuoco dove maneggi la situazione del team. E dopo 3 giorni arriva al boss finale, si continua così per i pianeti successivi. Abbastanza, tutto questo abbastanza per sollevare in me l'interesse e continuarlo. 45 Collapsed. Questo è il genere di giochi che mi mangia a colazione. Ti incasini nei livelli per eliminare tutto quello che si muove, per morire male e ritornare a un livello procedurale carico di upgrade che ti sei recuperato la morte. In un ciclo perenne di mazzate. Di morte ed espansione. Cioè non ti annoi mai, cioè non c'è frustrazione nella morte in questi giochi perché ritorni sempre con qualcosa in più. Ci dai una bottarella ogni tanto e sei felice. 44 Beyond Blue. Simulatore di sommozzatore in terza persona, ambientata nelle acque del Pacifico. Una biologa ricerca e documenta le attività marine insieme a un team di scienziati. Naturalmente la sua attrezzatura è futuristica. Scan, quindi che rivelano le creature, ogni immersione è una nuova avventura, esplorazione, ricerca nei meandri delle acque dell'oceano, per poi tornare al sottomarino, comunicare riguardo alle tue scoperte e ripartire in missione. Alla fine il ciclo perenne risulta sì, un pochino ripetitivo. Ricordate per esempio Subnautica l'anno scorso, i fondali. Sono migliori, ma non così vitali, non così variegati come dovrebbero per i fondali marini. Tuttavia, ci sono dei momenti artistici. L'ambiente, il racconto della storia tengono comunque l'interesse sollevato. 43 The Light Remake. Walking Simulator, ci risiamo. Con quell'andazzo inquietante, ti butta in un'ambientazione desolante, senza un barlume di umanità, disabitato, devastato. Ti poni quelle domande caratteristiche. La spinta e la non consapevolezza. Cioè, cos'è questo posto? Cosa è successo? Dove sono finiti tutti? E recuperi oggetti e li incastri fra loro, bla 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 bla. Le solite cose, ma la curiosità ti spinge sempre un pochettino più in là. 42 Green Hell. Survival in prima persona, una foresta amazzonica molto realistico, in cui impariamo tutte le attività classiche di sopravvivenza: allestire falò, costruire accampamento, trappole per animali, ricerca oggetti utili, procacciarci il cibo, curare le ferite e così via. Con un riflesso sui personaggi perché i parametri psicofisici influiscono pesantemente sulla tua operatività. Hai degli strumenti di diagnosi per verificare le tue condizioni. Il mondo di gioco è ricco di particolari, flora e fauna di grandissima varietà e c'è anche uno studio dei comportamenti animali che vengono riprodotti. Il clima crea un mondo dinamico che ci immerge bene nell'ambientazione. 41 è Barn Finders. Questo gioco può sembrare stupido, ma voi non sapete quanto mi abbia infognato. Abbiamo il nostro negozietto dell'usato in cui vendiamo tutta una serie di oggetti più o meno di valore che molto spesso dobbiamo restaurare o pulire
andiamo in vari luoghi abbandonati, ricolmi di cianfrusaglie, rovistiamo in cerca degli oggetti migliori, facciamo aste sui posti e sul garage, al buio, no? Queste aste al buio. A volte le prendiamo, prendiamo delle sole, no? Delle cose inutili, a volte c'è un bel veicolo da riparare. E questo smanettamento e questa trattativa ti assorbe per ore, è una cosa incredibile. 40 è Demo, che è un gioco musicale con tastiera. Ora, non mi interessa nulla dell'orpello circostanziale inutile. Il minigioco musicale con la tastiera è ottimo. E la scelta dei temi con le varie trasposizioni di generi è fighissimo. 39 Peaky Blinders Mastermind. Non ero attratto dalla serie TV, mai vista in realtà. Il gameplay di questo gioco però mi ha intrippato. È praticamente costruire una sequenza perfetta di eventi, una serie di rompicapi a più livelli in cui i vari personaggi della gang fanno azioni, sfruttano le loro abilità, poi riavvolgi il tempo. Il tempo qui è fondamentale perché nel percorso temporale hai un punto preciso di innesco da intervallare magari con l'azione di un altro compagno. Dai il meglio di sé quando ci sono più PG in azione perché l'incastro è molto più tattico e avanzato. Ah, comunque non mi ha fatto venire voglia di guardare la serie TV. 38 Biped Co-op. Purtroppo questi giochi cooperativi da fare in split screen non li fanno più, ne fanno pochissimi. E quando li fanno sono contentissimo, sì, perché, come dire, l'interazione umana. Un residuo del passato, quando avevamo le nostre console e giocavamo uno accanto all'altro. E questo aspetto manca un pochino nel mondo single player in cui ci troviamo oggi, o perlomeno un multiplayer che crea comunque del distanziamento. 37 Phoenix Point. Adesso e anche dopo il paragone con XCOM War of the Chosen, che naturalmente è la migliore incarnazione di XCOM possibile, uscito già 2 anni fa. Un paragone che non sussiste nel caso di Phoenix Point, che per carità si lascia giocare, però sono evidenti alcune lacune e la scarsità di contenuti. Dipende come al solito dalle proprie aspettative. Se lo intendete come un rivale della strategia a turni, non ci siamo. Come riempitivo ci può anche stare. 36 XCOM Chimera Squad. Come sopra. Ricoprire il desiderio di un XCOM vero e proprio. Quindi qua l'aspettativa prevale. Un gioco che funziona, ma un XCOM senza invasioni aliene e senza campagna epica non ha molto senso di esistere. 35 Captain Tsubasa Rise of New Champions. Naturalmente odio tutti i giochi di calcio e il calcio in generale. Mai sia. Ma ehi, sono cresciuto con Ollie e Benji. E tutti i nostalgici strizzeranno l'occhietto. E poi non è sicuramente un gioco simulativo, che mai guarderò e farò un gioco simulativo, ma neanche un arcade. Ma è praticamente una messa in scena del racconto dell'anime, o meglio del manga. E questa cosa è un bene e un male nel contempo, perché ripercorriamo le mosse storiche, spettacolari come la catapulta infernale. E altre cose difficili e frustranti da riprodurre in un gioco. Cioè, ogni gol in questo gioco qua è frutto di un enorme sforzo. È una lotta, è un gioco in cui bisogna martellare il portiere per ridurre la sua stamina, o stamina che dir si voglia, e poi bucarlo violentemente. E nel gameplay effettivo è una grande rottura.